Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare dell'UAE Tour, perché finalmente si torna a correre in campo World Tour e questa è la prima corsa dell'anno. E quindi andremo insieme a vedere chi schierare nelle vostre fantaformazioni. Andiamo subito col vedere il percorso di quest'anno perché è leggermente cambiato rispetto agli anni scorsi. Ci sono 7 tappe, 4 tappe di volata, una cronometro e 2 arrivi in salita. Il consiglio che mi sento di darvi è: cercate di schierare più velocisti possibili, perché ci sono 4 tappe di volata, quindi 4 volte che i velocisti andranno a giocarsi sicuramente la volata. Essendo una delle prime gare di stagione, la vedo molto difficile che può arrivare una fuga. Non arrivando la fuga, secondo me, tutti vorranno arrivare in volata. Questo desiderio di arrivare in volata porterà tutte le squadre, soprattutto quelle dei più grandi velocisti che dopo andremo a vedere, a non far arrivare le fughe. Essendo a Dubai potrebbe esserci l'incognita vento, eccetera, eccetera. Ma secondo me quelle 4 tappe saranno tutte tappe che si andranno a giocare i velocisti. E qui ce ne sono veramente tanti, quasi come ad un Tour de France addirittura. Per adesso vi vado a elencare i principali velocisti di questa gara. E come vi dicevo prima, cercate di schierare più velocisti possibili. Il mio consiglio è su 9 corridori, 7 velocisti e 2 che si vanno a giocare poi le tappe sulla salita e poi la classifica. Occhio che c'è anche una cronometro, dove il favorito secondo me è sicuramente Filippo Ganna. E andiamo subito col vedere i velocisti favoriti. Per la Bora Hansgrohe troviamo Pascal Ackermann. Per la Alpecin Phoenix c'è Mathieu van der Poel e Jasper Philipsen. Appena cambiato squadra dall'UAE è passato alla Alpecin Phoenix. Per la Bahrain McLaren, Phil Bauhaus. Per la Cofidis c'è Elia Viviani, con assieme a lui troviamo Simone Consonni e il fratello Elia Viviani, tutti e tre molto veloci che sicuramente andranno ad appoggiare la volata di Elia. Per la De Koenig Quickstep ci sarà Sam Bennett. Per la Intermarché Vanti-Gobert troviamo Riccardo Minali. Occhio perché anche lì potrebbe essere una sorpresa, soli 5.1 fantamilioni se non sbaglio. Per la Lotto Soudal troviamo Caleb Ewan e anche su lui stiamo attenti. Per il team DSM ci sarà Sesbol e Alberto Dainese. Per la Jumbo Visma ci sarà Wout van Aert, che farà le volate secondo me e anche la cronometro farà bene, quindi se avete la possibilità schieratelo perché vi farà tanti punti uno come Wout. La Kubeka Asos avrà il campione europeo Giacomo Nizzolo. La Trek Segafredo avrà l'ex campione del mondo Mats Pedersen, che si è rivelato molto veloce, e il giovane italiano Matteo Moschetti, che già qualche anno fa l'UAE Tour aveva fatto vedere belle cose, quindi potrebbe essere che quest'anno lo vediamo protagonista. E ultimo, non per importanza ovviamente, anzi uno dei più forti forse velocisti che ci sono in circolazione, corridore dell'UAE Team Emirates, la squadra di casa, e sto parlando di Fernando Gaviria. E quindi questi saranno i velocisti che si vanno a giocare tutte le 4 volate. In queste 4 volate sicuramente si giocheranno i punti, quelli più importanti, quindi schierateli, mi raccomando. E ora guardiamo chi potrebbero essere i favoriti di questa gara. Ve ne dico solo 2. E se avete la possibilità, schierateli tutti e due. Avendo una squadra di tutti i velocisti e questi due, secondo me fate il botto. Poi ovviamente la corsa dirà tutto, ma i miei due favoriti sono Adam Yates per il Team Ineos Grenadier e Tadej Pogačar per la UAE Team Emirates. Tadej che secondo me farà anche bene a cronometro. Gli stessi l'anno scorso sono arrivati primi e secondi in questa gara. Tadej quest'anno avrà in squadra anche Mark Hirschi, quindi chissà come se la giocherà l'UAE Team Emirates, che è la squadra di casa, e sicuramente vorranno portare a casa un bel bottino. Per la cronometro vi do una piccola anticipazione: il mio favorito è Filippo Ganna, ma una sorpresa, almeno per noi italiani, potrebbe essere Jonathan Milan, corridore del team Bahrain McLaren. E spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, non dimenticarti di iscriverti al canale, accendi la campanellina, perché di questi video a breve ne arriveranno tanti. E per le vostre squadre saranno delle informazioni importantissime che non potete perdervi. Non dimenticare di lasciare anche un bel like e io ti saluto e ci vediamo alla prossima.